Salve a tutti ragazzi ed eccoci tornati qua in un nuovo gioco. Stiamo parlando di Rumble Star Soccer. Ragazzi, questo qua è un giochino veramente interessante che ci tenevo particolarmente a farvi vedere perché ultimamente ci sto giocando veramente, veramente tanto. Ma in cosa consiste questo gioco? Diciamo che si può definire un gioco di calcio, ma con personaggi che hanno ognuno le proprie abilità, le proprie tecniche. Praticamente dobbiamo creare la nostra squadra da 8 Rumble e ognuno ha una tecnica diversa, ognuno ha un costo diverso, ognuno si possono far salire di livello, ognuno ha una rarità diversa, questa qua è la rarità base, questa qua è la rarità superstar. Poi c'è anche le carte leggendarie, eccetera, eccetera. Però ragazzi, come divisione io sono Palazzo Zen, ma non dilunghiamoci troppo perché andiamo subito a fare una partita. Ed ecco ragazzi, questa qua è la schermata di gioco. Abbiamo ognuno il nostro portiere, che sarebbe il Leone. E in cosa consiste il gioco? Semplicemente fare gol nella porta avversaria. Chi fa per primo 3 gol vince. E il gameplay si limita semplicemente a buttare dentro i nostri personaggi dentro a questa arena. E noi non possiamo comandare i nostri personaggi, però ogni personaggio ha un'abilità. Quindi praticamente l'obiettivo, la tattica sta nel buttare dentro il personaggio giusto al momento giusto, nella posizione giusta. E ragazzi, siamo già 2-0, vediamo se riusciamo a fare il 3-0. Ed è molto interessante perché comunque, anche se non puoi comandare tu, ragazzi, doppietta del panda pigrone, 3-0 subito. Più 23 coppe, io direi di andare subito a farne un'altra di partita. Ed è molto, devo dire che è molto tattico come gioco, perché comunque non è così semplice vincere. Adesso ci stanno andando tutte di culo le partite. Poi ci sono, come vedete, personaggi che attaccano, personaggi che puntano a fare danno agli altri, perché comunque ogni personaggio ha la propria vita, la propria resistenza. Quindi anche quello conta saper usare. Togliti rana, che la rana è una dei personaggi secondo me più forti che io per ora abbia mai sbloccato. La cosa figa è che si può anche, tra virgolette, far scomparire il portiere avversario in modo tale da avere la porta avversaria libera, tirare in porta e fare subito gol. Come vedete in basso abbiamo un'energia che si carica, ogni personaggio ha un costo in energia per essere lanciato, quindi anche quello si deve molto calcolare le proprie risorse, eccetera. Vai rana, da che la porta è libera, vai grandissima. Ragazzi, già 2 vittorie così subito, easy easy. E andiamo un po' a vedere però le schermate, le varie modalità, le varie schermate del gioco. Qua abbiamo il vario shop con gli oggetti giornalieri che ci possono dare. Qua era gratis il baule d'argento che ho già reclamato. Poi con le monete del gioco oppure con le gemme possiamo comprare varie carte che ci mancano. Tipo questa qua, io andrei subito ad acquistarla, la fochetta. Così vi faccio vedere anche un potenziamento di un personaggio, in cosa consiste. Poi abbiamo i bauli che possiamo andare a shoppare con le gemme. E poi ci sono le gemme che possiamo andare a comprare con soldi veri e gli ori. Qua abbiamo la sezione formazione. E qua, come potete vedere, io uso il panda pigrone, la tartaruga turbinante, che la trovo veramente OP, la tigre attaccante, ranocchietta, la palla di fuoco, il cane fido, il piccolo tanuki e l'amica foca, che andiamo subito a migliorare con 250 monete.
Quando andremo a migliorare un nostro personaggio, ovviamente gli aumenterà la vitalità, la massa, perché ragazzi, qua conta molto la massa, anche perché quando ti arriva la palla addosso, ti arriva un personaggio avversario o un proprio personaggio addosso, si può spostare, quindi anche la massa si sposta, serve per renderlo più pesante, farlo spostare meno. Il danno da lancio, perché quando si lancia un personaggio contro un altro personaggio, gli si fa danno. Comunque qua, come vedete, i personaggi, i Rumbles, sono già un po', ne ho già sbloccati alcuni. Quello che io non riesco a sbloccare, che vorrei, è la scimmia svelta, che la trovo OP, ma non la trovo nelle carte, nei pacchetti. Poi abbiamo qua, dove ci può far vedere le missioni giornaliere, che andiamo subito a sbloccare una. Ho trovato nulla che mi serve. Poi il baule dei gol, abbiamo i bauli che sblocchiamo a ogni partita. E qua le varie divisioni con i vari Rumble che possiamo ottenere in ogni divisione. Adesso a me manca poco per salire nella prossima divisione, dove posso trovare il volpone che lo vorrei mettere sempre in squadra, che è l'unica carta, mi sembra, leggendaria del gioco. Poi vabbè, qua come possiamo andare avanti veramente tanto. Comunque, più avanti si va, comunque altre ricompense ci danno, bauli eccetera, che non è affatto male. Poi abbiamo le varie guild, dove possiamo donare Rumble ai nostri compagni, dove possiamo fare la richiesta di Rumble ai nostri compagni, dove possiamo fare le amichevoli, dove ci sono anche le sfide gilda contro gilda. Come vedete, noi adesso siamo in atto in una sfida. In cosa consiste le sfide? Semplicemente facendo partite normali, chi accumula più stelle, cioè più gol, vince. Noi per ora stiamo vincendo perché siamo a 400 stelle contro i 219 della squadra avversaria. Possiamo vedere i membri del nostro club, io ho sempre chiamato Gilda, ma il nostro club. Io per ora del club mi sa che sono il secondo in classifica, perché ho 2710 quando il primo è a 2950. Possiamo vedere i nostri amici e possiamo cercare club, amici, eccetera, eccetera. E come ultimo abbiamo la schermata degli eventi. Praticamente ogni tot ci sono degli eventi con delle modalità speciali. L'ultimo praticamente che era, si doveva vincere mi sembra 10 partite usando solamente la palla di fuoco. La cosa che degli eventi, cioè si deve vincere 10 volte ma si può perdere massimo 3 volte. Cosa che poi in verità puoi sbloccarne altre 3 possibilità con le gemme, però mai fatto e mai lo farò. Contando che gli eventi comunque danno un po' di ricompense, come vedete ci danno comunque 10 Rumbler, un superstar assicurato e 10 professionista, mi pare. Nessuna leggenda purtroppo, ma comunque non è male come ricompensa. Io direi di andare a fare subito uno spacchettamento veloce veloce delle casse, per ora solamente d'argento e la cassa dei gol, ma magari più avanti poi shopperò qualche cassa, magari qualche baule reale che dà uno sfracello di roba. Dipende tutto da voi ragazzi, dipende tutto da voi. Vediamo, vabbè, palla di fuoco l'ho trovata. Mi serve sempre, ventilatore non mi serve, qua non mi serve a niente. Vediamo se riusciamo a trovare il gorilla. La gallina che abbiamo appena trovato lì, devo dire che è molto fastidiosa quando me la trovo contro questa qua, perché lancia delle bombette che fanno danno ai nostri personaggi. Scusate solo il singhiozzo. Abbiamo trovato il panda pigrone, per sé non è male. La Molotov, anche questa qua non è male, la usavo prima, ma l'ho tolta perché non mi piace così tanto. Cane fido e abbiamo già spacchettato. Niente ragazzi, per questo è tutto, era solamente per farvelo vedere un pochettino, ma se vedo che comunque vi interessa come gioco lo porto ancora, magari provando nuove formazioni, provando nuove Rumble, farvi vedere come funzionano i vari personaggi, spacchettamenti, eccetera. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.